avremo un pochino di tempo per qualche breve domanda. Se c'è qualcuno. Grazie, qui vedo ancora. La domanda che le faccio, questa unitas nella quale lei ha poc'anzi parlato, è considerata dagli americani che ce l'hanno scritto dal centesimo fino al massimo del dollaro in voto di trust, fiducia soltanto in Dio? Questa fiducia soltanto in Dio espressa dagli americani, che fino adesso conquistano e dominano il mondo, secondo lei bisogna prendere a vita o è un'ironia? In realtà significa io non ho fiducia in te, ma soltanto in te. Grazie. Altra domanda? Ecco. Parlo di esperienza semplice, ma mi sembra tecnica. Ero con un gruppo di giovani e di questo stavano discutendo su fidarsi, come fidarsi, eccetera. E tutti portavano le loro osservazioni di esperienza di vita, di desideri. Una ragazza dice: io vado nel mondo con totale fiducia. Anche gli altri erano un po' perplessi. Ha detto: perché io so come difendermi in ogni caso, quando vado con un cagnolino, ha detto, quando prendo il carcere manco perplessa, e poi mi sono, se me ne prendono tre so come difendermi. Io non ho letto il libro, anzi ringrazio per la presentazione, è veramente eccezionale, ma non ho letto il libro per sapere, ma le dico, c'è qualcosa della fiducia in se stessi? Non tanto la fiducia nell'ego, ma nella fiducia del sé. Grazie. Allora, risposta. La prima domanda, non dimentichiamo che la società americana è una società puritana, e quindi la fede in Dio sì, però la concezione puritana, ma anche quella cristiana in genere, è che la fede in Dio comporta un rapporto onesto tra gli uomini, perché credere in Dio vuol dire rispettare i comandamenti. Quindi Dio è garante, casomai, come ultimo appello, della trasgressione degli uomini. Quindi il discorso può essere preso anche in modo realista, confidenza in Dio e quindi in conseguenza buona condotta da parte degli uomini, oppure confidenza in Dio come l'unico che può sanzionare la cattiva condotta degli uomini. Quindi può essere letto in un modo o nell'altro, perché sono due aspetti complementari del Dio cristiano. La seconda domanda è molto più vicina di quanto non si pensi alla terza, e nel libro c'è, perché una delle condizioni per fidarsi, per concedere fiducia, è avere fiducia in se stessi. Perché? Prendiamo i due aspetti, concedere fiducia e dare fiducia. Tu concedi fiducia. La concedi dopo aver ponderato, conosci questa persona, è affidabile, ma la concedi anche perché, ho detto, nelle relazioni umane non puoi non concedere la pena. La tua regressione. E allora perché la concedi? Perché metti in conto di essere talmente forte da tollerare il dolore. Cioè, io per andare avanti gli do fiducia, ma se mi andasse male, io sono talmente persuaso di sopportare il dolore, di farcela,
Allora ci sono due aspetti, uno è esplorativo, quello della ragazza, so come difendermi, però non solo ce la metto, so come difendermi, ma anche la capacità di tollerare se perdo, no? Cioè non c'è una logica della possibilità della vittoria, ma come dice la saggezza antica, la capacità di sostenere la sconfitta. E quindi la fiducia in se stessi non è solo la fiducia sul poter fare, ma sulla capacità di resistere. La terza domanda è questa, perché rispondendo alla signora si è sposta a lei. Sono molto grato per la onestà dignitosa dell'esposizione dal laico che crede nei valori e la connessione anche tra le tre espressioni fede, fiducia, fedeltà che sono alla base di un calcolo radicale dell'individuo che tende a garantirsi e salvaguardarsi. Mi permette una confidenza fraterna. Durante tutta la conversazione ho pensato al suo nome, professore. Si chiama Salvatore. E mi domandavo, Salvatore di chi e di che cosa? Pensando alle parole di Heidegger che dice solo un Dio ci può salvare. Io mi chiamo Gesù, di fatto. Però facciamo le tre domande. No, non volevo solo dire anch'io, è stato bellissimo, veramente sono emozionata per la... volevo venire proprio per questo, perché ho detto forse stasera sento il bisogno di ritrovare fiducia, sono stufa di tutta questa diffidenza in cui viviamo anche in questo periodo storico, politico, eccetera, eccetera. Mi sento sempre dalla parte dei perdenti, perché sento che c'è un accanimento quando si va tutto contro qualcuno, sento un accanimento che mi spaventa, quindi ho trovato, veramente, la ringrazio della bellezza delle sue cose, di quello che ha detto, eccetera. Poi volevo dire, solo una cosa sul dubbio, perché anche il dubbio chiaramente ha un grande... grande spessore della vita anche di ogni persona, anche mia, eccetera, e penso che questo dubbio veramente l'abbiamo soltanto proiettato fuori, dubitando degli altri, che dovremmo invece utilizzarlo anche per noi, dubitare di noi, non nel senso, diciamo, negativo, ma questa è la mia prospettiva, questo è il mio modo di vedere le cose, questo è quello che a me mi viene in mente. Poi lo confronto con gli altri e vado al compromesso, cioè vado alla riforma, vado a trovare una forma dove ci sia posto per il mio punto di vista, ma anche per gli altri, per il punto di vista degli altri. Quindi grazie tantissimo, una bellissima serata, grazie. Anch'io ringrazio il professor Natoli e soprattutto come psicologa dello sviluppo per aver messo in luce l'importanza della condizione originale, di questa psicologia delle origini e di questo senso di fiducia che l'essere umano ha nel suo rapporto originario con la madre, e quindi in questo direi sensazione, proprio sentimento di una corrispondenza tra i propri bisogni e un ambiente pronto a soddisfarlo. Volevo però dire che non è, cioè, per dare un pochino più di fiducia e di speranza, che non è così deterministica poi la soluzione, no? Nel senso che una buona condizione originaria non porta sempre gli esseri umani ad avere fiducia e a sviluppare questo senso di fiducia, ma nel percorso evolutivo ci possono essere molti momenti di cambiamento, supporti, forza del carattere, resilienza, figure che possono in qualche modo supplire alle carenze originali. La seconda domanda, se gliela posso fare, è questa. Non so se non ho letto il libro, non so se lei ha affrontato il problema della rivoluzione digitale. Se la dipendenza digitale, questo nuovo modo di, cioè, veramente di vivere, di relazionarsi all'altro, ha potuto influire sul senso di fiducia, per esempio, dei nostri giovani.
Grazie. Dunque, quanto alla prima domanda, diciamo che la fiducia nella espressione dare fiducia, e quindi questo movimento della generosità e il mettersi a disposizione dell'altro, nella reciproca disponibilità, salvare questo. La salvezza è portare ausilio laddove c'è bisogno. Allora ci può essere un bisogno estremo, no? Che è quello che in genere ci colpisce, no? Il terremoto, no? Ma c'è il nostro essere bisognosi. E qui vado alla domanda di dopo, che noi nascondiamo a noi stessi perché riteniamo di essere autosufficienti. Castriamo il nostro bisogno per non chiedere. Quindi, questo è, e quindi ci danniamo, non ci salviamo. I dubbi nostri. Direi che bisogna giocarlo, come direbbe Adriano, in termini di relazione. Non sottovalutare i dubbi degli altri. Cioè assumere i dubbi degli altri per mettere in questione le nostre certezze e così ricercarci meglio. Perché soltanto i dubbi degli altri, anche contro lo Stato, non solo i dubbi dei nostri confronti, ci possono dire ma come vanno le cose? È proprio vero? La cosa fondamentale è che nella sfiducia molte volte c'è il patimento della delusione. C'è l'esercizio del dubbio, c'è la frustrazione della perdita, ma c'è l'esercizio del dubbio. Chi grida, chi urla, cerca un capo espiatorio e quindi una certezza. B, rovescia sugli altri la responsabilità. Questi non dubitano. L'invettiva è tutto il contrario per tutti. Recepisco l'osservazione, ma nel libro c'è, non è automatico per l'essere custoditi genere di fiducia, perché le delusioni della vita potrebbero anche benissimo incrinare quella dimensione. Come l'affrontare il pericolo e scoprire le proprie risorse, quantomeno può permettere di avere fiducia in se stessi, oppure anche il più disperato può incontrare un samaritano che gli dà fiducia e da lì riparte. Il discorso non è automatico, ma è l'intero sociale. Ecco perché parlavo di un sistema allargato di relazione e non familistico. Non è la famiglia borghese il mio modello, lo era per Freud. Che poi a partire da lì ha scoperto tante altre cose, ma per me è la società, le dinamiche sociali nel loro complesso. Per quanto riguarda il digitale, avrei dovuto scrivere un altro libro perché è un problema, però nella parte relativa alla politica c'è un qualche accenno alla rivoluzione digitale come sistema di produzione di consenso, che è una cosa che mi ha. Speriamo di rivedere prestissimo il professore qui, nuovamente, con un libro, credo che sia in costruzione un libro. Non lo può dire. Aspettiamo. Non lo può dire. Non so.